Samsung arriva alla sua terza generazione di visori per la realtà virtuale. Molti ricorderanno il primo, pochi ricorderanno il secondo, nato per funzionare con Note 7. Questa terza iterazione, che chiameremo per comodità Gear VR 2017, è in sostanza il modello dello scorso anno con in più un controller senza fili. Il visore è realizzato sulla base della precedente versione, con alcune migliorie minori, come degli elastici più robusti, un campo visivo più ampio e un nuovo sistema di aggancio che consente di scegliere fra smartphone con porta micro USB e quelli con porta Type-C. Gli smartphone compatibili sono la famiglia S6, la famiglia S7, la nuova famiglia S8 e Galaxy Note 5. Si aggancia lo smartphone all'interno del visore e l'esperienza inizia, non prima però di aver installato una manciata di applicazioni Oculus, azienda assieme a cui questo visore è stato realizzato. L'esperienza d'uso complessiva è quasi invariata rispetto al passato e la vera novità è il controller wireless che potete usare come puntatore in aria per navigare fra i menu o utilizzare app e giochi. Sulla parte superiore è presente un pad touch che può funzionare anche da tasto. Un tasto indietro, un tasto home ed il volume, rendendo quindi inutili i controlli sul visore. Sul retro c'è anche un grilletto. Il parco applicazioni si è ampliato nel tempo e ce ne sono di varie che sfruttano il controller. Nel complesso però non ci sembra che sia cambiato il fine di questo dispositivo. Intrattenere, ma non per sessioni prolungate, mancando contenuti dallo spessore tale da tenervi incollati per lungo tempo. Abbiamo però comunque un browser, un software per vedere video 3D e a 360 gradi e anche il supporto a Netflix per guardare i propri contenuti all'interno di un cinema. Gear VR 2017 disponibile in Italia a 129€. Noi l'abbiamo acquistato, per poco meno, su eprice.it. Trovate maggiori informazioni nella recensione completa su androidworld.it.